Beh, oggi siamo veramente molto orgogliosi e contenti di presentare una mostra della natura svelata, ma non è una semplice mostra, è una mostra veramente di un livello culturale altissimo, di un livello artistico altissimo. Basta pensare che ci sono ben 5 quadri di De Matteis, basta pensare che ci sono veramente dei dipinti di grandissimo valore e oggi abbiamo appunto il privilegio e l'onore di averli qui a Villa Matarazzo. Infatti invitiamo tutti a venire a visitare la mostra che resterà aperta da oggi, 5 luglio, fino al 5 settembre. Sarà la possibilità e l'occasione di dedicarsi all'arte, alla cultura, perché il Parco Nazionale del Cilento Valdodiano e Burni è anche arte e cultura. E devo esprimere veramente un grande sentimento di gratitudine a Don Gianni Citro, che ha curato la mostra. Don Gianni ha messo in questa mostra, ci ha messo la sua sensibilità, la sua passione, la sua competenza, il suo entusiasmo. Siamo veramente contenti perché era da tempo che volevamo mettere in campo un'iniziativa con Don Gianni Citro. Oggi ci siamo riusciti, e devo dire ha dato il meglio di sé. Quindi veramente un grande grazie per il lavoro che ha fatto. Questa rientra tra quelle programmazioni estive che noi oramai facciamo da qualche anno, l'allestimento di questa mostra che rappresenta una valorizzazione ulteriore di questo splendido scenario che è Villa Matarazzo, che da qualche anno stiamo cercando di portare agli antichi splendori e farla fruire il più possibile ai tanti villeggianti e non solo che affollano questa splendida cittadina che è Santa Maria di Castellabate. Ma questo è l'inizio di un lungo percorso, perché noi allo stesso modo come valorizziamo Villa Matarazzo intendiamo valorizzare anche gli altri immobili in uso all'ente parco, facendoci delle iniziative culturali o qualche altra iniziativa comunque per cercare di far vedere le tante cose belle che noi facciamo. Sì, un'altra importante iniziativa in questo splendido scenario di Villa Matarazzo, in un luogo importantissimo per il Cilento, per noi a Castellabate, ma per tutto il Parco Nazionale del Cilento, promosso appunto dal parco. Io sono veramente contento questa sera perché, come dicevamo nella relazione, il Cilento, attraverso questi eventi, attraverso la promozione di messaggi culturali importanti come questo, si propone sempre più come attrattore, come meta turistica, non solo riconosciuta per il sole, il mare, l'ambiente, il paesaggio bellissimo di cui noi godiamo, ma anche di un'offerta culturale importante come questa rappresentata da questa mostra che inauguriamo questa sera. Sì, Natura Svelata è un'occasione per far conoscere ai cilentani, ma non solo, a tutti i turisti, questa grande opportunità di unire arte e cultura alla natura e alla bellezza del Parco Nazionale del Cilento. Di queste occasioni se ne dovrebbero fare tantissime, quindi io ringrazio gli organizzatori e tutti i patrocinatori. Noi dobbiamo far conoscere le bellezze del nostro territorio. L'Italia ha 24 parchi nazionali, decine e decine di aree marine protette. Sono un'eccellenza a livello europeo perché patrimonio di biodiversità unico al mondo, ma anche e soprattutto perché raccontano un po' la storia dei nostri avi e quei paesaggi, quei boschi, quei comuni e tutta la comunità deve salvaguardare questa ricchezza.